quotidianamente, centinaia di migliaia. Il Brodetto Fest si apre con un importante arrivo. All'inaugurazione di oggi era infatti presente il sottosegretario del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Giuseppe Labbate. La collaborazione tra il Brodetto Fest ed il MIPAF, il quale ha deciso di sostenere il festival dedicato al piatto tipico fanese, è stata possibile grazie ai finanziamenti del programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ed è volto a sottolineare le qualità ed a risolvere le criticità del nostro territorio. Beh, questa collaborazione è una collaborazione naturale, perché di fatto uniamo la terra, l'entroterra, le produzioni agricole con il pescato e con il lavoro dei nostri pescatori. Quindi il Festival del Brodetto, un momento importantissimo con la presenza del MIPAF ovviamente, per cercare di valorizzare il territorio. Uniamo enogastronomia, storia, arte e cultura con il nostro grandissimo storico Brodetto per cercare di, in questo momento di difficoltà ulteriore, visto il Covid, di rilanciare una città come Fano, che di fatto è a misura d'uomo, e per cercare di rilanciare il turismo. Abbiamo tante potenzialità non sfruttate ancora, quindi cerchiamo di valorizzarle attraverso anche questo Festival del Brodetto, collegandolo alle aziende agricole, i prodotti enogastronomici, sicuramente otterremo degli ottimi risultati. Ma il Brodetto è una bellissima realtà che si afferma oramai da diversi anni. Il Ministero delle Politiche Agricole ritiene questa manifestazione di valore, quindi le misure messe a disposizione dal FEAMP aiuta gli organizzatori. È un evento importante perché la cultura agroalimentare italiana e la cultura della pesca italiana bisogna diffonderli il più possibile, quindi far conoscere le nostre eccellenze agroalimentari. Inoltre, nella giornata di oggi, il sottosegretario ha tenuto un incontro con i rappresentanti del ramo pesca per discutere delle problematiche del settore ittico. Presenti anche Tommaso Di Sante, presidente di Coldiretti Marche, e Tonino Giardini, direttore di Coldiretti Impresa Pesca. Avere qui il sottosegretario, questo ci aiuta a entrare in una confidenza tale da poter esprimere quei concetti che molto spesso i pescatori fanno difficoltà. La vicinanza, con tutte le distanziazioni del lockdown, comunque aiuta soprattutto a persone che sono più avvezze a stare sulle banchine che a stare a terra, a esprimersi, a trasmettere i loro problemi e chiedere aiuto. Delle 200 specie che sono presenti nel Mediterraneo, circa il 10% è quello che noi troviamo in pescheria. Di questo gran parte è importato. Questo significa che noi non riusciamo a penetrare bene nei mercati perché purtroppo c'è un certo individualismo anche da parte delle marinerie che non riescono a fare squadre insieme. Bisogna superare queste criticità, riuscire a organizzarsi, mettere insieme il pescato, valorizzarlo e acquisire fette di mercato sempre maggiori, e dall'altra parte bisogna fare molta formazione perché il cittadino deve saper riconoscere il pesce, riconoscerne la qualità, la provenienza e quindi così poter scegliere.